Ciao a tutti, allora eccoci qui con un nuovo tutorial e in questo video volevo mostrarvi come realizzare un orecchino del genere. Allora aspettate che metto a fuoco. È un orecchino con una base in filigrana su cui ho cucito delle perline, dei mezzi cristalli e poi ho applicato dei pendaglietti giù. E siccome mi sembrano davvero molto carini, almeno quando li ho realizzati ne ero molto entusiasta e l'idea mi piaceva tanto, ho deciso appunto di realizzare un tutorial. Naturalmente è solamente un'idea di partenza, quindi uno spunto che potete prendere perché le filigrane non sono tutte uguali. Io vi do solamente l'idea e magari poi voi lo personalizzate. Ve lo faccio vedere magari su un fondo bianco, così si vede meglio. Ecco qui. Vedete, c'è questa filigrana su cui ho cucito tutte le perline, infatti la filigrana, dove è andata a finire? Eccola, la filigrana di partenza è questa qui. Io qui poi ho applicato solamente questi tre pendaglietti perché non ero convinta appunto se applicarne altri due, comunque poi valuterò un pochino la situazione e vedrò se applicarne altri due o mettere qualcos'altro. E poi qui prima della monachia ho applicato un semplice chiodino con questo bicono da 4 mm. Questo orecchino l'ho realizzato con dei semplici mezzi cristalli. Ve lo avvicino un pochino. Eccoli qui. Questi qui sono dei semplici mezzi cristalli con delle perline qui in bronzo. E ma voi potete utilizzare anche altri materiali come delle perline in plastica o anche degli Swarovski. Io ho fatto la prova qui con i mezzi cristalli perché non sapevo se poi il risultato mi sarebbe piaciuto, ma ho intenzione magari di realizzarli anche con gli Swarovski. Quindi il materiale che ci occorre sono dei mezzi cristalli bicono da 4 mm in questo caso, ma vi ripeto, la dimensione dipende anche dal tipo di filigrana e dai fori della filigrana. Io in questo caso utilizzo quelli da 4 mm. Anche qui dei cipollotti, dei mezzi cristalli cipollotti sempre da 4 mm. Una filigrana a vostro piacere. Io utilizzo questa qui. Le filigrane le trovate su Etsy. Su Etsy basta scrivere bronze filigree. Vi scrivo poi giù nel box informazioni come cercarle. E le trovate davvero di tutti i tipi, in tutte le colorazioni e di ogni forma possibile e immaginabile. Poi ci servirà naturalmente una monachella. Io qui utilizzo naturalmente tutta minuteria bronzo. Dei chiodini sempre bronzo per poter applicare poi i pendaglietti e queste perline che sono sempre bronzo per riempire un po' per alternarli ai mezzi cristalli, sono sempre da 4 mm, ma se non li avete potete utilizzare quello insomma che più vi piace. Infine, come ago utilizzo questo qui della Beadsmith, se non sbaglio, comunque è quello con la cruna larga, questo qui ve lo faccio vedere, ecco qui, questo qui con la cruna larga, e come filo utilizzo un semplice filo da pesca, una lenza, da 0,20 mm. Dov'è il fuoco? Eccolo qui. Utilizzo un filo di nylon perché appunto non ho il filo da tessitura color bronzo marrone, quindi avevo provato a realizzarlo con quello bianco che ho, ma non mi piaceva il risultato e quindi ho deciso di utilizzare il filo di nylon che almeno risulta trasparente. Allora, per iniziare vado a prendere una quantità di filo abbastanza abbondante, preferisco avere del filo in eccesso piuttosto che durante la lavorazione accorgermi, iniziamo con la dislessia, piuttosto che appunto rendermi conto che il filo non basta e quindi poi devo andare ad aggiungerlo. Quindi prendo il filo e lo inserisco nell'ago. Ecco qui. E poi devo andare a fissare con un nodo il filo al centro, perché la mia lavorazione inizierà qui dal centro, inserendo un mezzo cristallo nero. Quindi inizialmente inserisco l'ago in questo foro centrale. Aspettate che forse ci vuole un po' più di zoom. Allora inserisco l'ago in questo foro qui centrale, lo faccio scorrere. Lo faccio scorrere fino a quando non mi rimane un cavo corto e lo inserisco
nel foro, in uno dei fori qui accanto al foro centrale, in uno di questi qui, vedete? Lo inserisco verso il retro in modo da creare un nodo con i due capi. Eccoli qui. Quindi io vado ad applicare un nodo. Lo so, scusate, il filo di nylon non è molto indicato per i tutorial perché non si vede appunto in video, però siccome io dovevo realizzare il secondo recchino, non potevo utilizzare un altro filo. Allora, quindi faccio il primo nodo e ne applico altri due per assicurarmi che non si stacchi il filo. 3, tiro bene e ne faccio anche un quarto per sicurezza. E 4. Ecco qui. Il filo in eccesso che rimane io non lo taglio perché alla fine di tutta la lavorazione andremo a legarlo al capo finale, diciamo, in modo da assicurare totalmente tutta quanta la lavorazione. Allora, a questo punto io mi trovo con il filo sulla parte retrostante della filigrana, quindi col l'ago entro in uno di questi fori sempre, naturalmente nel foro vicino a dove ho fatto il nodo, vedete? Dal basso verso l'altro entro in questo foro, eccomi qui, e tiro via tutto il filo in modo che mi ritrovo di nuovo con il filo sulla parte anteriore della lavorazione. Ecco qui. A questo punto infilo un mezzo cristallo, questo qui nero, un cipollotto nero, che andrò ad inserire appunto in questo foro centrale. Quindi esco da questo buco, ecco qui, esco da questo buco e devo entrare nel buco di fronte, in questo qui. Quindi infilo l'ago e tiro sempre tutto il filo. Ecco qui, vedete che il mezzo cristallo si è posizionato al centro del foro. A questo punto devo andare appunto a fermare il mezzo cristallo, altrimenti, vedete, balla. Quindi tirando bene il filo, rientro nel foro centrale dove c'è il mezzo cristallo, vedete? Tiro di nuovo tutto quanto il filo e poi entro nuovamente nello stesso buco da cui sono uscita prima. Quindi, ricapitolando perché non so se mi sono spiegata bene, scusatemi, ma è il primo tutorial di questo genere che faccio. Allora, ho assicurato il filo sul retro e poi sono rientrata con l'ago nello stesso foro, diciamo, per uscire con il filo dalla parte davanti della filigrana. Poi ho inserito il mezzo cristallo e sono entrata con l'ago nel foro di fronte, quindi sono entrata e per bloccare il mezzo cristallo sono da sotto rientrata nel foro centrale. È entrata nuovamente nel foro da cui ero appena entrata, quindi quello frontale in cui avevo inserito il filo. Spero di essermi spiegata. Allora, a questo punto io devo andare ad inserire i mezzi cristalli e le palline bronzo in questi fori più grandi. Però, come vedete, io ho questi fori più piccoli davanti, quindi devo fare un intreccio, insomma, un giro di filo per poter arrivare poi a quel punto. Quindi io adesso sono con il filo sulla parte retrostante della filigrana. Quindi devo dal basso verso l'alto entrare di nuovo in uno di questi fili, in uno di questi qui più piccoli. Quindi entro in quello subito dopo a quello in cui ero entrato prima e quindi adesso ho il filo che esce da qui, vedete? Se lo muovo forse si vede. Ecco qui, da questo foro qui. Adesso io vado ad inserire un mezzo cristallo, un bicono. Siccome lo devo inserire in questo foro, io l'ago lo vado a infilare in questo qui superiore. Quindi infilo l'ago e tiro bene. Ecco qui, che il mezzo cristallo va a infilarsi nel foro, diciamo. A questo punto dobbiamo bloccare sempre il mezzo cristallo che altrimenti balla, vedete? Quindi devo fare un giro di fili fino ad arrivare poi in questo foro.
in questo qui alto, perché da questo alto poi infilerò di nuovo o un mezzo cristallo o la pallina in questo caso ed entrerò in uno di questi fori qui sotto. Quindi sarà una lavorazione, diciamo, alternata, perché prima esco da questo foro qui sotto, inserisco in mezzo cristallo, faccio un intreccio di fili per poter uscire da questo foro, inserire di nuovo un mezzo cristallo, la pallina in questo caso, ed entrare di nuovo dal foro di sotto. Quindi, in questo caso, sono entrata in questo foro, entro nel foro in cui si trova il mezzo cristallo e tiro il filo. Ecco qui. A questo punto mi devo spostare in questo foro qui accanto, quindi entro in questo foro. Ecco qui. Sono nella parte retrostante della lavorazione. Ero entrata in questo foro. Scusate, ero entrata in questo qui. Io adesso devo riuscire ad arrivare in questo. Quindi entro nel foro in cui dovrei inserire la pallina, quindi in questo qui largo, entro in questo, tiro bene, entro di nuovo in quest'altro foro, in questo qui, quello in cui ero entrato prima, tiro bene il filo e a questo punto entro nel foro superiore allo spazio in cui devo andare a mettere la pallina. Quindi, come avete visto, non so se ho spiegato benissimo, scusatemi, devo fare un giro di fili fino a quando non blocco il mezzo cristallo e riesco ad arrivare in questo qui, in questo foro qui, per poter inserire la successiva pallina o mezzo cristallo che sia. Quindi, a questo punto inserisco la mia pallina e inserisco l'ago nel foro di fronte al foro da cui esco adesso, quindi sto uscendo da qua, devo infilare l'ago in questo qui, in questo foro. Ecco qui, vedete? Anche in questo caso, uscendo da qui sotto, devo fare in modo di bloccare il filo. Quindi entro di nuovo nel foro in cui è andata a fermarsi la pallina, da sotto verso sopra, tiro il filo, quindi lo blocco. Poi adesso devo fare in modo di uscire nel foro, diciamo, accanto. Sono entrata in questo qui, io sono entrata in questo qui e devo riuscire da questo, perché poi da qui devo entrare in questo foro e inserire l'altro mezzo cristallo. Quindi faccio di nuovo il mio giro di fili, faccio un altro giro, quindi rientro di nuovo nello stesso foro per bloccare ulteriormente il filo. Tiro bene, quindi adesso il filo è nella parte retrostante ed entro semplicemente nel foro accanto, nel foro subito successivo, e tiro bene il filo. E qui ricomincio come prima, quindi prendo un mezzo cristallo, un bicono, lo devo inserire qui, quindi infilo l'ago in questo foro. E tiro il filo, blocco il mezzo cristallo entrando da sotto nel foro in cui si trova il mezzo cristallo, rientro in questo foro, perché devo rientro, scusate, rientro in questo foro, in questo qui, perché devo cercare di arrivare in questo qui per poi inserire la pallina successiva. Quindi sono uscita dal foro in cui si trova il mezzo cristallo, dal basso verso l'alto, e rientro in questo qui. Ecco qui. A questo punto sono uscita da qua, entro nel foro successivo in cui dovrà andare la pallina, appunto. Rientro di nuovo in questo foro perché poi devo rientrare in questo qui per poter inserire il mezzo cristallo. Quindi entro di nuovo dal foro
da cui ero uscita prima. Quindi sono entrata in questo qui, in questo qui, e adesso devo uscire da questo. Quindi dal basso verso l'alto infilo l'ago ed esco da questo foro. Ecco qui. Quindi adesso inserisco nuovamente una pallina di bronzo. Infilo l'ago nel foro di fronte a quello da cui sto uscendo, quindi esco da questo qui ed entro in questo qui. Qui ce ne sono due, vedete, però entro in questo qui. Tiro bene il filo. Sono entrata in questo qui, vedete? Entrata in questo qui e adesso da sotto esco di nuovo dal buco della pallina per bloccare appunto il filo e tiro bene. Adesso rientro nuovamente da questo buco in cui ero entrata prima, quindi in questo qui rientro. E adesso che ho bloccato il filo, posso entrare nel foro successivo, quindi per inserire poi l'altro mezzo cristallo. Quindi da sotto sono uscita da questo, vedete? Sono uscita da questo qui e devo entrare in questo qui, quello dopo. Quindi da sotto entro e mi trovo appunto nel foro successivo. E adesso posso inserire il mezzo cristallo. Inserisco il mezzo cristallo entrando sempre nel foro di fronte, insomma, a quello superiore, nel foro superiore a quello in cui andrà a sistemarsi il mezzo cristallo. Non so se piano piano state capendo, anche perché non sono bravissima a spiegare, il primo tutorial che faccio di questo genere. Quindi continuo così. Continuo così fino a quando non vado a riempire tutto quanto la filigrana. Io adesso vi sto spiegando, più o meno vi sto dando l'idea, però capisco anche che non tutte le filigrane sono uguali, quindi voi non avrete la filigrana identica alla mia, non, i passaggi del filo non saranno gli stessi. Però è giusto un modo per farvi capire in che modo vado a fissare il filo intorno, insomma, alla filigrana. Vi faccio vedere un ultimo passaggio. Allora, sono appena uscita da questo foro, quindi il filo si trova sulla parte posteriore della lavorazione. Adesso devo entrare in questo foro qui, devo entrare in questo qui, perché poi devo inserire la pallina da inserire in questo foro e entrare con l'ago nel foro di fronte, perché questo è di fronte a questo. Quindi, da sotto entro in questo foro, inserisco la pallina sul lago e sono appena uscita da qua, devo entrare nel foro di fronte, quindi inserisco l'ago nel foro di fronte e la pallina andrà ad incastrarsi nel foro grande, eccola qui, vedete? Per bloccarlo adesso da sotto sono appena entrata in questo qui. Sono appena entrata in questo qui, quindi il filo è dietro alla lavorazione. Devo entrare nel foro in cui si trova la pallina, in questo qui. Quindi con l'ago da sotto entro in questo punto. Vedete? Entro in questo punto, nel foro appunto della pallina, e tiro in modo che si incastri. Ecco qui. Adesso, per bloccare il filo, rientro nello stesso foro in cui ero entrata prima per inserire la pallina. Quindi questo qui, questo qui. E tiro. La pallina adesso è bloccata. Devo cercare a questo punto di arrivare nel foro successivo. Quindi da dietro non faccio altro che entrare nel foro accanto. Ecco qui. Vedete? E tiro il filo. Adesso, seguendo la sequenza, devo inserire un mezzo cristallo. Quindi inserisco il mezzo cristallo sul lago. Eccolo qui. Sto uscendo da questo foro.
Esco da questo. Devo entrare In questo qui di fronte, in questo qui. perché il mezzo cristallo deve entrare in questo buco. Quindi inserisco il filo e tiro. Sono appena entrata in questo foro qui, vedete? Adesso devo cercare di arrivare In quest'altro qui. in questo perché poi devo inserire l'altra pallina. Quindi rientro Con l'ago nel foro. del mezzo cristallo per bloccare il filo. Quindi sto uscendo dal Nel foro mezzo cristallo. e rientro in questo foro che si trova in mezzo tra i due fori più grandi, diciamo. Rientro in questo foro e tiro il filo. Per bloccare ancora il Ancora il filo, sto uscendo da sotto, quindi esco. Sto uscendo da sotto da questo buco, da questo qui, devo rientrare nel buco in quest'altro, nel buco in cui andrà poi la pallina. Rientro nuovamente in questo buco in mezzo e da sotto verso sopra, entro nel buco grande, diciamo, che è quello da cui poi devo inserire la pallina. Ho e continuo così fino a completare tutto il giro. Allora, ho finito il giro e devo inserire soltanto l'ultima pallina in questo foro, quindi sto uscendo da questo buco, esco da questo, devo rientrare in questo qui per bloccare la pallina, quindi entro, il filo passa sotto e faccio lo stesso discorso per bloccare il filo, quindi rientro nel buco della pallina, tiro il filo, rientro nel foro in cui ero entrata e tiro il filo. E siccome a questo punto non devo più inserire altre perline sullo stesso giro, devo cercare di arrivare adesso in questi fori qui, in questi qui allungati, in questi qui allungati perché andrò ad inserire i cipollotti. quindi ero entrata. Era entrata in questo qui. Aspettate, che vi faccio vedere. Quindi, Ero rientrata in questo buco qui. E e adesso col filo da sotto rientro nel foro accanto, in questo qui. E tiro il filo. Quindi adesso sto uscendo da questo foro qui. Da questo qui, vedete? Devo rientrare nel foro della pallina. quindi entro e tiro il filo. Faccio Un altro giro, giusto per non tenere il filo troppo largo, quindi ero entrata nel buco, questo qui, nel buco della pallina bronzo, bronzo. vedete? In questo qui. Quindi col filo esco da sotto e rientro da sotto nel buco In cui c'è il mezzo cristallo, il bicono. questo qui, quello accanto. Quindi entro in questo qui, giusto per bloccare ulteriormente il filo. Ecco qui. Rientro nuovamente nello stesso buco della pallina bronzo, quindi entro, tiro il filo e adesso esco, E adesso esco da questo foro qui. che è quello che si trova in mezzo tra i fori che ci interessano per inserire mezzi cristalli. Quindi Per inserire mezzi cristalli devo per forza uscire da questi fori qui più larghi. Quindi adesso dal basso verso l'alto entro in questo foro. e tiro il filo. Ecco qui. Quindi adesso esco da questo qui. Ecco Da questo buco qui. Eccolo qui, vedete? Questo qui. qui. Quindi adesso metto un cipollotto sul lago. Sto uscendo, Da questo foro, vedete? Esco da questo foro, da questo qui. E devo entrare in quello successivo, quindi nello stesso foro, nei fori. praticamente uguali. Non entro in questo qui perché qui andrà il mezzo cristallo. Entro nel foro di fronte che è identico. Tiro il filo, Lo è sistemo. il mezzo cristallo nel buco.
Ecco qui, vedete. A questo punto, tirando bene il filo, devo rientrare nello stesso buco in cui ho messo il mezzo cristallo, quindi non in quello in cui sono entrata prima, ma in quello prima, quello proprio in cui c'è il mezzo cristallo. Quindi da sotto entro nel buco del mezzo cristallo, Ecco qui, vedete. entro nel buco del mezzo cristallo, mi raccomando ad inserirlo nel basso, diciamo qui in basso, perché adesso dobbiamo entrare di nuovo nel buco giù, In questo qui dove c'è il bicono. perché altrimenti vi si imbroglia il filo. Quindi sono entrata in questo qui in cui c'era il bicono e adesso da sotto rientro nel buco grande Dal quale appunto dovevo uscire per poter inserire l'altro cipollotto. Quindi adesso sto uscendo da questo qui, da questo, inserisco il cipollotto ed entro in quello successivo, in questo qui, in quello di fronte. Faccio sistemare il mezzo cristallo nel buco che mi interessa, tiro il filo, entro di nuovo da sotto. nel buco del mezzo cristallo, però nella parte di sotto, Vedete, perché poi devo rientrare nel buco della pallina. Quindi entro da sotto, tiro, entro nel foro della pallina e tiro di nuovo. E a questo punto da sotto entro nel buco appunto successivo, da cui poi posso partire di nuovo per inserire un altro cipollotto. E faccio così per tutto il giro. ok. Adesso devo inserire gli ultimi due, vedete? Mi sono rimasti gli ultimi due spazietti. Qui in piccolini. Eccoli qui. Quindi sto uscendo da questo buco, inserisco il mezzo cristallo ed entro nello stesso Buco buco successivo. in modo da far incastrare il cipollotto. Nel suo spazio. Adesso entro nel buco del cipollotto Però qui in basso, in modo che poi posso inserire il filo in questo foro, nel foro di questo questo. bicono, nel folo, continuo a dire folo, nel foro di questo bicono. Quindi adesso sono uscita dal foro del cipollotto e rientro nel foro del Bicono. che è giù in basso vicino. E dopo essere entrata nel foro del bicono, quindi mi trovo con il filo nella parte retrostante e devo entrare in questo foro qui. Quindi quello che si trova sopra al foro del bicono, perché poi da qui andrò ad inserire il cipollotto in questo foro, inserendo L'ago nel foro successivo, che è questo qui, vedete? quindi da sotto io entro nel foro Sopra al bicono. da 4 e tiro il filo, inserisco il cipollotto nero sul lago Eccolo qui. e adesso devo entrare nello stesso foro, però di fronte, quello frontale, quello successivo. Quindi io sto uscendo da questo qui, vedete, devo entrare in questo qui. Quindi inserisco lago e tiro bene il filo. Quindi adesso proseguo sempre per bloccare il filo e il cipollotto. Quindi da sotto entro sempre nel foro. nello stesso foro del cipollotto che ho appena inserito e tiro il filo. Poi entro nel foro in basso, Che in questo caso è questo della pallina bronzo, entro e tiro il filo. adesso, visto che ho finito di inserire tutti i mezzi Cristalli, cosa devo fare? Devo cercare di portare il filo nello stesso punto in cui si trova quello iniziale della lavorazione iniziale. quando abbiamo fatto il nodo. E questa cosa la devo fare passando attraverso il foro del mezzo cristallo che avevamo Inserito inizialmente, questo qui qui. centrale. Quindi devo cercare di portare il filo al centro qui per poter poi inserire di nuovo il filo nel mezzo cristallo. Lavoro il filo, quindi cerco di cucire il filo, quindi per arrivare a quel punto. Ecco qui che intrecciando il filo sono arrivata ad uscire da questo foro qui, questo qui che è quello da cui poi posso entrare appunto nel mezzo cristallo nero, Entro nel mezzo cristallo nero. nel foro, ed entro appunto nel
foro anche da cui era passato il filo e quindi girando poi la lavorazione mi accorgo che i miei due fili, quindi quello iniziale e quello che ho appena inserito, si trovano nello stesso punto. Ecco qui, non si vede molto bene, aspettate, magari vi faccio vedere da vicino. Eccoli qui, vedete, sono tutti e due nello stesso punto e quindi adesso posso andare ad annodarli. Ecco qui, dopo aver fatto un bel po' di nodi, poi vado a tagliare il filo. Dopodiché non ci resta che creare i pendagli da applicare poi al rosone. Ok, a questo punto non ci resta che montare tutti i componenti sulla filigrana per terminarla. Quindi applico prima un mezzo cristallo sopra per applicare la monachella. Quindi apro la solina, la inserisco qui nel foro sopra e la chiudo. E poi faccio lo stesso con la monachella, quindi apro la solina e la inserisco nell'asola del mezzo cristallo e la chiudo. Potete anche lasciarlo così, vedete? Semplicemente come rosone decorato. A me però piaceva di più con tutti i pendaglietti, quindi non dovete far altro che applicare i pendaglietti nella parte centrale, che è questa qui, quella sotto, vedete? Che corrisponde a quella della monachella e poi nelle altre laterali. E io per i pendagli alterno un bicono azzurro, una sferetta bronzo e al termine del pendaglio metto un cipollotto di questi qui neri che ho usato prima. Quindi vado a inserire tutto quanto. Ecco qui gli orecchini terminati. Spero che il tutorial sia uscito bene. Adesso in fase di montaggio mi renderò conto se è accettabile lo carico, altrimenti niente, non lo caricherò perché è stato davvero molto difficile farvi vedere e capire tutti i passaggi. Anche se la mia è solo un'idea, appunto, perché le filigrane, appunto, essendo tutte differenti, non possono essere lavorate tutte nello stesso modo. Ecco, però ci tengo che magari alcuni passaggi si capiscono per bene. E niente, questi sono gli orecchini finiti. La mia è solamente un'idea, come vi ho già detto. Era giusto perché ero molto entusiasta di questa creazione e volevo darvi uno spunto creativo, ecco. Quindi niente, se appunto il tutorial è accettabile lo caricherò, altrimenti niente, vi farò vedere questa creazione solamente in uno dei prossimi video creazioni. Io vi saluto, spero vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao a tutti!